Oggi il nostro viaggio alla scoperta di tre centri della Sardegna parte da Villa Simius. Ci troviamo nella punta sudorientale dell'isola, in un tratto di costa ricchissimo di incantevoli spiagge. Le stesse che, unite alle acque turchesi e cristalline, hanno fatto di Villa Simius una delle mete turistiche più ricercate. Dal 1998, in virtù della sua configurazione naturalistica, il centro è entrato a far parte dell'area marina protetta di Capo Carbonara, un ecosistema marino incontaminato e preziosissimo, oggetto di costante monitoraggio per la salvaguardia dell'ambiente. Nella striscia di terra che collega Capo Carbonara alla costa si estende lo stagno di Noteri, abitato da interessanti specie di fauna acquatica. La costa di Villa Simius è interessata da una serie di fortificazioni di epoca spagnola. Tra tutte emblematica è la Fortezza Vecchia, costruita intorno al XIV secolo e ristrutturata nel Cinquecento per volontà del re spagnolo Filippo II, con lo scopo di proteggere l'isola dagli sbarchi turco-barbareschi. Ma alle bellezze naturalistiche, Villa Simius affianca il legame con le tradizioni, come la festa della Madonna del Naufragio e quella di San Giovanni, che state vedendo in queste immagini, momenti di forte impatto emotivo e devozione religiosa che vengono custoditi gelosamente dagli abitanti del paese. Ci troviamo nell'area marina protetta di Capo Carbonara in mia compagnia Simone Azzeni, il direttore di quest'area. Ben trovato Simone. Ben trovati a voi. Ma quando si parla di area marina protetta, a cosa ci si riferisce? Ci si riferisce a un'area, nel nostro caso, di circa 9.000 ettari, poco meno di 9.000 ettari, che si estende davanti ai 32 km di costa del comune di Villa Simius, che il Ministero dell'Ambiente nel 1999 ha scelto quale area di protezione speciale per il mare. Quindi un'area nella quale la biodiversità marina è talmente abbondante, talmente ricca, che il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto opportuno metterla sotto protezione super speciale. Ma un'area marina protetta incentiva oppure è un deterrente per il turismo? Ma in teoria il problema è sempre lo stesso: se noi chiudiamo completamente un'area la tuteliamo benissimo, ma questo non ha nessun senso. La cosa più difficile da fare in un'area marina protetta è trovare un equilibrio fra l'uso turistico e la tutela delle risorse ambientali. In questo caso, per esempio, una delle soluzioni più importanti è quella di far fruire tutta l'area marina protetta nella sua interezza o quasi nella sua interezza ai turisti attraverso degli operatori autorizzati, cioè degli operatori che, per il tramite dell'autorizzazione dell'area marina protetta, sono certificati per la tutela ambientale, per l'uso rispettoso delle risorse, per i turisti. In questo momento, per esempio, abbiamo 14 operatori diving che accompagnano le persone a fare le immersioni subacquee con diversi livelli di difficoltà e anche di bellezza dei siti di immersione. Abbiamo poi due operatori di pescaturismo che quindi accompagnano i turisti proprio nelle operazioni quotidiane di pesca. Abbiamo anche una ventina di operatori che noleggiano imbarcazioni, sempre informando e facendo rispettare ai propri clienti le normative sulla piccola navigazione. Ma tutto ciò vuol dire che la pesca non è permessa? La pesca è permessa, al contrario di quanto in genere si pensa. La pesca è permessa ed è permessa sia per i professionisti, cioè per coloro i quali vivono di pesca. La cosa importante è che però va contingentata e va regolata, quindi solo in alcune zone si può pescare e in altre no. Noi abbiamo la fortuna di avere solo 10 pescatori autorizzati, il che significa che l'impatto della pesca sull'area marina protetta è molto basso. Poi si può pescare anche a scopo sportivo. I turisti, per esempio, i residenti o coloro che sono proprietari di seconde case o che hanno un posto di barca al porto possono fare domanda per il periodo di permanenza a Villa Simius e pescano con delle regole molto, molto rigide, ma comunque possono fare la pesca sportiva. Simone, un'ultima domanda: ma qui che specie si trovano di pesci? Ma qui ce ne sono veramente tante, ci sono tutte le specie tipiche del Mediterraneo. Il problema è che abbiamo anche altre specie che in questo momento stanno creando un problema, perché l'effetto, per esempio, del riscaldamento dell'acqua sta portando delle specie che si chiamano specie aliene, proprio perché non sono tipiche di questa zona. I nostri pescatori ci aiutano costantemente a tenere sotto controllo queste specie, a capire quali arrivano. I nostri biologi ci aiutano a capire perché arrivano. Il dato interessante quest'anno, ci raccontano i pescatori, che abbiamo una grandissima densità di delfini. Tante cose interessanti, ti ringrazio
Simone, per questo tuo intervento e per la tua compagnia. Noi mi sa che ci facciamo un bagno, voi rimanete in nostra compagnia, ci lasciamo per un attimo dove vedremo qualche esibizione folk. A tra poco. Siamo nel golfo di Capo Carbonara, ci troviamo a bordo di Rosanna Prima, questo peschereccio condotto e guidato da Ettore Sanna. Bentrovato Ettore, sei ospite della nostra trasmissione di Pro Sardegna. Tu sei un pescatore e lavori in quest'area qui a Villa Simius. Ma da quanto fai il pescatore? Io da età di 12 anni che faccio questa professione, perché sono discendente, mio padre, mio nonno erano sempre da origine pescatori e poi io ho seguito sempre lo stesso mestiere di pescatore. Una tradizione di famiglia ma anche una passione. Ma soprattutto una passione, perché se non hai passione non si può fare questo mestiere. Quindi ti sveglierai sicuramente alle ore... Un pochettino, alle 3, alle 4 di mattina, per uscire presto, per andare a sarpare le reti. Poi adesso attualmente in questo periodo facciamo la pesca delle aragoste, facciamo, e bisogna uscire molto presto. E oltre alle aragoste che specie si trovano qui? Ma poi un altro mestiere che io faccio è la pesca dei polpi con le nasse e poi anche con le reti per pesce da posta. Diciamo, bisogna un pochettino alternare per fare la giornata. E come si concilia il vostro lavoro qui nell'area protetta? Ma diciamo che si concilia abbastanza bene, le cose sono abbastanza ordinate, non ci possiamo lamentare. E stamattina la pesca com'è andata? Ma stamattina è andata molto bene, è stata un po' dura, ma insomma, intorno a 10 kg di aragoste le abbiamo prese. Abbiamo visto dietro che le reti sono già pronte per ripartire. Per ricalare domani mattina. Quindi è un lavoro molto faticoso. È molto faticoso e richiede anche delle ore di tempo, ore di lavoro e soprattutto tempo buono. Ettore, oggi è anche il giorno di San Giovanni, c'è la festa di San Giovanni a Villa Simius. Sì, è anche l'occasione di... Perché siccome la festa di San Giovanni è la festa dei pastori, non è la festa dei pescatori, però si contribuiscono tutti per questa festa. Ho capito. E il buon augurio per i pescatori qual è? Ma ci si in bocca al lupo voi, insomma, che crepi. Noi il nostro augurio è che faccia sempre tempo buono per poter pescare. Il 24 di giugno di ogni anno qui a Villa Simius si festeggia San Giovanni Battista, una festa sentita per gli abitanti di Villa Simius che esiste da diversi anni. Sono in compagnia del sacerdote di Villa Simius, ben trovato Don Secci. Grazie. Buonasera. Ci racconti qualcosa di più di questa festa, della festa di San Giovanni? Ma è una di quelle feste che è sentita in un modo particolare da tantissime comunità e tra queste quindi anche Villa Simius. È legata questa festa in modo particolare agli allevatori e non solo a loro naturalmente, e li vede protagonisti principali anche nella organizzazione di questa festa. Una festa che si onora da tanti anni qui a Villa Simius. Esattamente, da tantissimi anni, soprattutto poi
in questi ultimi 4 anni ha ripreso un'importanza che per motivi vari era un po' scemata, almeno per quanto riguarda i festeggiamenti diciamo profani, esterni, mentre dal punto di vista religioso non c'è stata mai una diminuzione per quanto riguarda l'interesse della popolazione, la devozione. Non so, ci abbiamo detto che quindi San Giovanni è il santo al quale gli allevatori si rivolgono, al quale gli allevatori invocano. E a proposito di allevatori abbiamo Antonello Frau di Villa Simius. Saluto a tutti. Ben trovato Antonello. Come vivete voi allevatori la festa di San Giovanni? Questa è la festa che noi pastori sentiamo moltissimo e ci teniamo a onorarla sia con la parte religiosa oppure con facendo uscire il santo in processione. Poi fai dire. Tra l'altro il santo lo portate voi sulle spalle. Sì, sì, questo sì. Lungo le vie di tutto il paese. Una festa alla quale tenete davvero tanto. Infatti avete anche invitato per rendere più bella la festa dei gruppi che provengono da diverse parti dell'isola. Sì, sì, infatti è vero, ci teniamo moltissimo. E speriamo più avanti negli anni di farla anche più bella e magari di invitare altri gruppi anche. Antonello, i ricordi passati di tuo padre? I ricordi sono vecchi, sono, perché mi ricordo che mi raccontava per questo santo facevano uscire sempre, facevano uscire si aggruppavano gli allevatori e organizzavano sia la parte religiosa che le famiglie intere con i carri si organizzavano, facevano processione e tutto, una cosa veramente bella.